Buongiorno, good morning from Washington DC, Wisconsin Avenue, Happy Carbonara Day. Oggi è la giornata della carbonara, noi proveremo a fare la nostra versione. Ecco gli ingredienti per la nostra carbonara, in casa abbiamo soltanto degli spaghetti integrali, anche se sono biologici di Gragnano, organic all wheat spaghetti, poi abbiamo il nostro guanciale di Filippo, guanciale from Terra di Siena, abbiamo un mix di pecorino romano e parmigiano reggiano anche rossi, le uova e il pepe in grani. Occorre un uovo intero e due rossi d'uovo. Ecco qua, il pecorino con il parmigiano. 50% e 50%, half and half. Una bella grattata di pepe, black pepper. In inglese si chiama heavy cream, in italiano panna. Mi raccomando, non la usate per la carbonara perché potreste prendere una denuncia. Guardate che spettacolo di guanciale che è questo. Adesso lo andiamo a rosolare per fare la nostra carbonara. Adesso cominciamo a rosolare il guanciale. Con le streccine, poco. Nel frattempo, mentre il nostro guanciale rosola, mettiamo a cucinare gli spaghetti, un po' di sale grosso, gli spaghetti integrali organici di Gragnano. Ecco qua il guanciale che si sta rosolando, lo facciamo bello croccante. Nel frattempo gli spaghetti stanno cucinando, ricordiamoci di mantenerli al dente. Io un po' del grasso che produce rosolando lo butto, non tutto ma un po' lo butto. Eccoci qua, ecco gli spaghetti, mettiamo la padella, un po', facciamo finire la cottura con il guanciale, gli spaghetti ora finiscono un attimino di cucinare in padella, mettiamo un po' d'acqua di cottura per non farli, ecco qua. Siamo con gli spaghetti, li mettiamo nella nostra zucchera con l'uovo e il formaggio e giriamo. Se il composto risulta un po' troppo secco, basta mettere un cucchiaio di acqua di cottura, ma questi credo che non ne abbiano bisogno. Giriamo bene, non le mettete mai l'uovo e il formaggio nella padella direttamente, mi raccomando, è importante. Eccoci, la carbonara è anche il piatto preferito di mio figlio. Ciao Edo, bello. Quindi ora la impiattiamo, se volete potete aggiungere una grattugiata di pepe. Buon appetito!